L'idea della poesia in strada nasce quando ho pubblicato il libro Canzoni quasi d'amore da indipendente, quindi ho pensato anche a diversi modi per portare in giro i miei testi, il mio modo di scrivere, e tra queste idee mi è venuta l'idea della poesia in strada. Mi sono procurato una macchina da scrivere, una Olivetti tra l'altro prodotta in Brasile in realtà, e ho iniziato ad andare in giro per festival, luoghi adatti, contesti adatti per queste situazioni. Praticamente mi metto al tavolo con la macchina da scrivere davanti, la gente si avvicina, una persona alla volta, due persone alla volta, mi dicono una parola, un titolo, una sensazione, un sentimento, qualcosa che sentono particolarmente in quel momento, e da lì nasce una poesia che poi resta alla persona. Questo è anche un modo per avvicinare le persone alla poesia e mi piace molto, si crea spesso uno scambio molto, molto bello tra me e le persone, poi nasce insomma un contatto, una conoscenza. Per me insomma questa unione tra musica e parole è nata un pomeriggio in biblioteca mentre studiavo per l'università, alternavo i libri di studio a altri libri da leggere per piacere, mi è capitato di prendere in prestito un libro di Neruda e mi sono accorto che le sue poesie suonavano dentro di me quasi come delle canzoni, i suoi versi erano già dei versi cantabili, mi sono anche un po' divertito a provare a tradurli eccetera. E quindi da lì ho cominciato a essere sempre più attento al suono delle parole, al suono che fanno certe parole messe insieme, al suono di certe locuzioni, giochi di parole, alla musicalità delle frasi che diciamo, frasi che pensavo io che sentivo dire in giro. Quindi ho cominciato ad appuntarle, ho cominciato a lavorarci e insomma è forte l'unione tra le parole e la musica, tra le parole e le canzoni. I più grandi cantautori italiani sono probabilmente dei nuovi poeti rispetto a quelli classici che abbiamo. E tra l'altro mi piacerebbe proprio lavorare anche sulla musica come autore di testi di canzoni. Questo è uno dei miei sogni, ci sto lavorando piano piano, ma spero di arrivarci. Quindi o partire da un testo per far nascere la canzone, oppure anche partire da una musica e scriverci le parole sopra.